Buon Sergio a tutti, siamo di nuovo qui con Marcus Tale, che non ha nulla da raccontare, di nuovo in un'entusiasmante avventura in quel di New Vegas. E in questo momento diciamo che ci troviamo in cattive acque, poiché ancora non abbiamo raggiunto il livello di tappi necessario a ciò che io possa costruirmi, diciamo, un armamentario quantomeno utile alle missioni che devo fare. Oppure dovrei migliorare a giocare in generale, ma questo è un altro discorso. Comunque, senza indugio, su Segugio, procediamo, non, già cominciamo male, procediamo con la serata, in generale, via. Allora, come sempre avviamo il nostro bellissimo gioco, nonché abbiamo anche l'audio, perché sai com'è? Non è proprio il massimo giocare senza audio. Play, vai. Il nostro solito contro... Cazzo è adesso? Che rompi i coglioni? Dicevo. Il nostro controller, che non so quanto durerà questa sera a livello di umidità, perché qua veramente fa sempre caldo, quindi... Continua. Yep. Allora, dove eravamo rimaniamo qua? Ah, signorina Veronica, lei si è acquatta piano piano. Allora io direi quasi quasi. Quanto siamo messi di... Ah, 126, va bene, dai. Siamo un alfa ancora in giro, va bene. Ancora siamo una bella alfetta in giro. Qui non c'è più il signor Isipiti, mannaggia. Dove sarà finito? Ah, io direi, guarda, giusto per così, per curiosità, andrei di qua. Giusto per esplorazione. Fammi vedere un attimo. Mappa locale, mappa in generale, fammi vedere. Guarda, una zona che ancora non abbiamo esplorato. Questa qua giù, che però è ricca di gente poco raccomandabile. Dai, andiamo di qua. Ah, giusto, che noi dobbiamo andare anche a liberare quell'avamposto di mutanti di merda, però... Chi è lassù? Vedevo una linea stretta, vabbè. Allora, ma che perché mi deve sempre prudere il naso quando comincio a giocare nel mentre che gioco? Sempre e comunque mi prude il naso? Per quel motivo, naso di merda, vabbè. Allo? Anybody here? Niente, no, vabbè. Vuoto, niente, perfetto. Qui immagino sia vuota anche questa, perché l'avevo... Mi sa che ho svuotato tutto qua su. Qui non penso ci siano passaggi segreti, no, almeno non credo. Keep out. Ma me ne sbatto i coglioni del keep out. Come laghi, Signorina Veronica, non si allontani, che qui la situazione è brutta, Io glielo dico, non muoia neanche, perché lo stesso... Ho fatto uno scalino bruttissimo. Non muoia, perché la situazione non è delle più rose, Io lo dico. Ecco, appunto, per l'appunto. Dicevamo, Allora, momento. Esplorando il corpo non umano in questo caso, ma... Vale. 1, 2, 3, 4, 5. Non me l'ho fatto un cazzo, va bene. Avrò bisogno di arti nuovi. Se cominciamo così non va mica bene, Ai, che mal, che dolor. Aiuto, aspetta un momentino. Un momentito, por signor. Niente, Veronica già è morta. Io sono avvelenato. E sti stronzi ancora continuano a rompere il cazzo, però. Ehi là. Momento. Sì. Ok. Sento due. Uno e due. E niente, va bene. Gli ho fatto una sega, ma va bene lo stesso. Aiuto. Non è che ho fatto una scelta proprio intelligentissima, però. Vabbè. Però ho fatto il colpo lì. Tale. Chi è? Dove vai? Perché? Non credo che tu debba funzionare così. Non lo so, questo dubbio. Ale, intanto uno è andato. Perché sta... Ma cosa sta facendo quello laggiù? Perché sta ballando la Macarena? Che cazzo sta facendo? Uno e due, a posto. E uno è morto. L'altro? L'altro ancora è tutto intero. Allora, ma porca puttana, non scappare adesso che ti... Ma perché mi devono sfuggire sempre quando sono lì per ucciderli? Sti maledetti bastardi. Dove vanno? Dove vai?
Maledetto. Dov'è Veronica adesso? Dove cazzo me l'avete lasciata? Sì, adesso si riavvicinano, ma allora... Ma non è possibile, per due scorpioni io devo fare tutta sta fatica però. Che cazzo? No, non volevo lui, volevo l'altro, l'altro. Senti, ti ho sparato 27 colpi per Diana. Oh, e non mi finisce sotto le texture, ovvio, è logico. Uno però è andato. L'altro? Non è morto però, spero, voglio sperare. Con tutte le mie forze. Oh, perfetto, va. No, che cazzo lasci? No, che non gli devi lasciare niente, scorpione di merda. Già c'ho da fare. Mi lasciamo pure, porca puttana, porca puttana. Allora. 2, 3, vabbè, niente, allora. 1 e 2, a posto. Allora, no, non mi colpisca. Ma la prego, ingegnere. Tengo famiglia. Cioè, no, in realtà non tengo né famiglia, però. Vediamo per curare animali. Oh, questo lo prendiamo. Prendiamo questo. La birra, assolutamente. E... bocconcini di Juana. Madonna. Bomba di zucchero. Più 1 per 7 secondi. Vai. Vaffanculo. Vaffanculo te il tuo veleno di merda. 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 Vaffanculo te il tuo cazzo di veleno. Aiuto. Ea, porco Dianis. Ah, la puttana di tua sorella. Quella bastarda velenosa. Allora, steampack. Sto un po' meglio? Non lo so. Ma porco, ho sbagliato. In questo momento, se morissi, sarei anche giustamente... Sarebbe giusto, insomma, volevo dire. Senti, tu... Brutto figlio di qualcuno, di un aracnide poco cresciuto. No, troppo cresciuto, anzi. Vieni qui! Ma perché mi devono scomparire sempre? Guarda, ma perché c'è quella pianta che è invisibile? Vabbè. Faccio le domande sbagliate nel momento sbagliato, però io, eh? Allora, vermone gigante. No, quello è un altro. Armone gigante, quello è quello di Indiana Jones. No, di sì, di Man in Black. Faccio confusione con tutto ormai. È la puttana di tua. Senti, porca. Dove va? Dove va quel colpo? È volato nell'atmosfera. 2, 3, 4, 5, 7. Tanto devo ammazzare, ti devo ammazzare, non me ne frega un cazzo. Ma perché? Ma porco Diana. Vuoi morire? Ma porca puttana. Guarda che c'ho tante di quei proiettili che ti posso sfondare la mandibola, eh. Porca troia maledetta. Allora. No, no. Intanto Veronica si sta facendo il suo bel sonnellino, eh. Dai, e muorici. Oh, e porco di quel Diaz. Oh. Veronica, tu per l'amor di cortesia, guarda, per l'amor di cortesia. No, per quello. Ehi, oh, adesso si sveglia questa. Hai dormito abbastanza, Veronica? Non lo so. Sì, sì, sto male, lo so, lo so. Lo so che sto male, lo so. Mi hanno punti in 27, lo so. Lo so, però, no? Intanto raccogliamo un po' di ghiandola velenifera che posso sempre usare. Oh, guarda che se mi hanno fatto venire di qua... Se il mio cervello mi ha fatto venire di qua e non c'è nulla, giuro che bestemmio anche l'anima dei mortacci di quelli che hanno inventato questo gioco. Ma la colpa è la mia. La colpa è la mia che non mi potenzia abbastanza. Sono scemo io. Mi prude il naso, Dio di una Madonna. Allora, tanto muniamoci del fucile. Io devo trovare un letto subito. Però devo trovarlo in questa zona qua perché voglio un attimino. Sì, vabbè, pure le... Uh-oh. le... Oh, il cazzo, Veronica. Vogliamo dare un pugno? Ale? Ah, Veronica, sei stata utile per una volta, cazzo. A uccidere sto cazzador qui, come cazzo si chiama? Cazzador! Si chiamava cazzador! Io l'avevo detto a caso, per... Vabbè. Sì, ma cazzador, vabbè. Cazzador! Quello che mena ma tutti. Ma tutti. Veronica. Oh, poverina. Ah.
Che dolore, eh? Hai ragione. Non posso estrarre una sega. Di chi è adesso? Guai. Guai. Guai a chi mi dice che questi qui sono bravi. I cazzi ad or. Allora, antenne, no? Se io le colpisco, gli faccio qualcosa, no? Un cazzo, no? Vabbè, qualcosina sì, dai. Però, cazzi ad or, vada contro Veronica. Oh, bravo. Perfetto. Almeno sei utile a qualcosa, ogni tanto. Qualcuno. Sì, e poi un'altra. Ah, questa è la zona dove c'era Victor che non sapeva bene cosa fa. Ma porco diamine. Ah, Veronica, ce l'hai dietro per... Oh, vai, Veronica, vai. No, no. Merda, umana. Anzi, inumana. E va, fa il culo. Come è morto col fucile dietro. Morto felice, però. Più o meno, all'incirca. Allora, ragioniamo. Uccidi le formiche nella sala generatore. Sì, quella era la missione principale. Ma io, prima di tutto, voglio tornare. Voglio tornare un attimo a Goodspring. Sì, fanno una cazzata. Volevo recuperare un po' di roba in giro, ma. Oh, il signor Easy è lì. Quasi mi mancava. Volevo andare a dormire un attimo. Senti il cuore come palpita. Palpitazione. Metto giù anche il velenoso velinifero. Così non abbiamo problemi di trasporto per eventuali altre cose. Allora, dormi, sì. Dormiamo un'oretta, giusto il tempo di riprenderci. Birra svanita, me ne sbatto altamente. Madonna, che focus incredibile. Neanche io la mattina quando esco dalla porta di casa per andare al lavoro. Giù c'è il signor Gian Vincenzo Filippo Maria Angiangiangela, laggiù. Salve signor Gian Maria Angiangiangela. Non mi vuole parlare, ma non abbiamo avuto niente, nessun litigio, ma non mi vuole parlare, è una cosa incredibile. Allora che? Aiuto, no, varie munizioni, oggetti, armi, oggetti, vesti, no, aiuto. Aiuto. Forse non era nell'aiuto, era nel varie. Frutto, no. Manti della griglia, no. Non credo che sia qua. Forse nelle varie. Vedrò un po'. Eccolo qua. Pianta velenifera dello scorpione velenoso, velenante. Vediamo un po' cosa c'è di pesante qua. A parte i miei. A parte i miei. Allora, dicevamo, voglio andare un attimo qua, perché devo andare a fare sta missione del cazzo, tanto ce la devo fare proprio poi. Io ce l'ho, fucile al plasma, adesso che mi viene in mente, fammi vedere un attimo. Armi. Fucile laser, beh vabbè, c'ho il fucile laser. E lì c'è la pistola, al posto della pistola, vai. No, ho sbagliato, forse... si era buggato un attimo la situazione. Ah, signor ingegnere? Sei ancora qui in giro? Sì. Il contrario di Black Mountain. Non una credo. Una stabile comunità di mutanti, soprattutto comandata da un leader mentalmente stabile. Gli umani là sono ben accetti, purché si comportino bene. Guarda a nord-ovest di Red Rock Canyon se vuoi trovarla. Va bene. Ah, cazzo, merda. Signor Neil, sono stato contentissimo di parlarle, ma è venuto il momento di fare il culo a qualche mutante e lasciarlo in mutante. Ah, fa culo, più il mio cervello. Oh, questo piccolo dubbio che forse sia meglio salvare, non lo so. Però qui una volta avevo ucciso due persone. Sembra un po' esagerato. Perfetto. Io intanto fotto la roba. Non è che sono nato per questo. Qui nel gioco, dico. Cioè, non si pensi che io nella vita vado in giro a rubare munizioni di calibro 55. Cosa c'è qua dietro? A parte che se ti sblocchi, magari è meglio. Grazie. Io non vedo particolari problemi per il momento. Qui. Ah, forse devo andare di qua? Non lo so, di là c'è una brutta situazione. Ah no, ok.
Non fare niente, ok? Lascia stare. Chi è? Cos'è sto casino? Chi è che fa cadere i massi? Chi è che sta facendo cadere le pietre? E sei brutto, ti tirano le pietre. Ma sono bello, che cazzo ne tiri a fare? Signora Veronica, lei non provi minimamente. Perché mi lanciate le rocce? Ma che cos'è? Indiana Jones? Veronica, spostati. Veronica. Ci ha lasciato. Veronica, io non vorrei dire, però non senti un leggero mal di testa, un po' di fastidio agli occhi, non lo so, ti vedo abbastanza tranquilla, ti è caduto un masso di 15 tonnellate addosso, io sarei un po' scuosso, però se tu sei contenta così, sono io per dire di no, insomma. Qui c'è intanto una serie di rocce già rotte, come i miei comeri adesso. Chi è che la... Io adesso voglio sapere chi è il lanciatore di rocce. Chi è che lancia The Rock? Quello lassù? Ma... merda. Signori, voi non esistete più. Ma questo dubbio, che forse non gli faccio più di tanto, ma... Io nel dubbio gli sparo lo stesso, perché non so se... Che è successo? Chi è? Chi mi sta dando una mano a ucciderli? Ma perché ho visto un mutante? Vabbè. Cosa cazzo sta succedendo? Ah, era la dea Fortuna, forse. Era lei? Allora, muori. Ale, a posto. E lì. Eh sì, così basta. Ma l'ho smolecolato, cazzo. Se non basta così. Più dura pure le radiazioni adesso. Mancavano. Fatemi recuperare un po' di cose, cazzo. Senza munizioni non vado da nessuna parte. Dov'è il mucchio qua? Eccolo. Oh, combustibile, inceneritore ce l'abbiamo. Questo ce l'abbiamo. Ok, inceneritore ce l'abbiamo, perfetto. Niente, non c'è più bisogno di fare nient'altro. Oh, cazzo, comunque il fucile è fortissimo, Questo da dove è arrivato? Ah, glielo fottiamo. Niente, anche questo. Signorina Tabita, sono in arrivo, Io glielo dico. Io glielo tabico. Sto per... Sì, ma Sada. Salva, cazzo. Perché è pieno di radiazioni? Beh, giustamente ci sono i mutanti. Ci sono le radiazioni qui. Dove dovrebbero essere? Marco. Marcus. Una radiazione a seconda. Potevo passare da qualche altra parte, forse. Black Mountain. Sì, però io sto morendo dalle radiazioni. Come vogliamo fare qua? Cazzo, però niente. Veronica! Ma guardati dietro! Ale! Comunque non stiamo risolvendo un cazzo. Io te lo dico, Veronica. Eppure lui adesso. Da dove cazzo è arrivato, boh, questo? No, vabbè. Uno, due, tre e salta pure. Vaffanculo. Vai a fare il culo. Allora, porca puttana. Vabbè. Io l'ho preso, però. Ma porca puttana. E niente. Non c'è più niente da fare. Questi stronzi saltano pure il mare. Bananana, un momento canzoncina. Abbiamo sempre questo obiettivo del cazzo di uccidere le cose, va bene? Uccidere le cose. Beh, vabbè, è stata solo una gita alla fine. Ma non è che tipo se vado di qua... Ah, qui c'è una radiazione al secondo, fino a qui. Ci sono particolari problemi, ma... Il problema principale è che volevo io parlare con quella lì. Però ho scoperto Black Mountain. E fino a qui. Qui ci sono i miei nemici numero uno. I barili. I barili di merda. Cosa dite adesso? Volete ferire ancora? Bastardi. Veronica.
Che cazzo sei? Vabbè. Senti, questa è già partita. Dove chi è adesso? Mamma mia, non voglio. Io me ne vado di qua. Casomai non si fosse capito, non voglio fare botte. Ma forse sì. Pa 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 ra pa. Ammazzo. Vai Veronica, vai, colpisci, colpisci Veronica. Sempre sorprendente. Questo è un coglione, lo faccio fuori subito. Ale, a posto. Uno, due e tre. Non ho fatto una sega, ma ancora. Grande dea fortuna. Fortuna tu, arca troia. Ma qui si stanno attaccando da tutti i lati, Veronica. E questo parla in russo. Ma questo quanto è forte? Bruto, beh, giustamente. Bruto, tu, o cuoque, tu. Niente, cuoque, questo è cuoto proprio. Ok. Eppure si mette a piovere. Che servirebbe anche, in realtà. Però... Ale! Dai, dormi sull'albero. Fai il Tarzan della situazione. Ale. Si è messo a riposare, poverino. C'aveva sonno. Che ti devo dire? Vabbè, basta anche, però. Allora, c'è qualcun altro che viene a rompere il cazzo? Non lo so, voglio dire. Qui abbiamo un martello, una radio che spegniamo subito, che mi ha rotto il cazzo già. Poi qui cosa abbiamo? Un martello da fabbro, utilissimo per il momento. Allora, poi, or dunque, qui cosa c'è? C'è del mistero qua giù. Andiamo a vedere cosa c'è. Una cassa, una valigia. Però ci sono anche le radiazioni. Eloquenza più 5. Questo può essere utile. Pacchetto di sigarette, perfetto, vai. Eh sì, adesso mi scavo dei coglioni, non vi preoccupate. Sì, Veronica, non venire giù però. L'ho già fatto qua. Viva i mutanton. Sempre divertenti, anche un po' deficienti. Ma chi se ne frega, tanto io non muoio. Cheat. Tanto io non muoio. Tanto qualche schizzo mentale ce l'ho. Ma piccolo piccolo, con molta disinvoltura ci infili. Non credo che sia morto per dolore al ginocchio. Non so perché, ma questo mi fa dedurre che ci sia del pericolo qua. Allora, credo che sia del pericolo radioattivo, tra l'altro. Ci sono delle cose di qua. È tutto radioattivo qua. Ah, beh, c'è il cratere. Oddio, non è che era il cratere dove c'era. Oh, porca. Ah, no, ok, vabbè. Un coglione di quelli, vabbè. Mo. Mo arrivo un attimo. Mo. Attacchete. Aspetta, che ricarico. Apposti. Ha qualcos'altro da dirmi, signor Mo? Niente, è vero? Apposto. Il signor Mo non ha più niente da dirmi. Eh sì, cosa c'è qua dentro? Più 8. Madonna, madonna, madonna. Meno. Quante radiazioni. Non c'è un cazzo laggiù. Sì, si sono teletrasportati. Dove sono arrivati sti stronzi? Mi sa che laggiù ho preso già tutto. C'ero già stato qua giù. Signorina Veronica, però lei non mi può. Ma lei non mi deve andare laggiù, che ci sono le radiazioni. Andiamo. Quando mai mi ascolta? Olè. No, ma che cazzo. Allora, facciamo così. Andiamo pappappero pappappà nel. Ritorniamo un secondo a Woodspring. Ci curiamo, mettiamo giù un po' di roba. Anzi, vendiamo un po' di roba. E andiamo vicino a New Vegas a vedere cosa abbiamo lasciato. Così almeno vediamo di fare qualche tappino stasera. In mezz'ora. Qualcuno le ha scritto, dottore? Non le scrive nessuno, vero? Oh, la gazzetta del pugile. Ma lei fa pugilato? È un dottore. Si chiama Rocky, il dottore. Salve. Dottore. Bonjour. Buonasuer. Salve. Come te la stai cavando? Beh, insomma. Non... Allora, aspetta,
Non ho starnutito. Certo. Mi è uscita dell'aria dai polmoni. A posto. Posso dormire nel suo letto? Non posso dormire nel suo letto. Veronica. Porca puttana. Mi correre contro, però. Dicevamo. No, andiamo prima a dormire, così almeno recuperiamo anche un po' di vita. E poi ci addirigiamo nei, tipo verso sud. Vediamo, vediamo. Lì c'è il signor Bismunto Bismuntini. Bigorner, vabbè. Io lo chiamo Bisgunto Bisguntini perché comunque ha il suo perché come nome di animale. Lì. A posti. Via. Ok. Abbiamo capito che per andare dove ci sono le radiazioni forse, forse ci conviene... Perché è tutto viola? Vabbè, non so perché, mi vedo male. Però, dicevo, non so perché... No, dicevo, comunque dobbiamo andare nella zona radioattiva quando abbiamo il materiale per poterci sopravvivere. È vero, Marco? Cosa vogliamo? Vogliamo andarci quando... quando abbiamo del giusto equipaggiamento? Che ne dici? Forse, forse. Forse sarà il caso, non so. Lui sì, il signor Isaac è sempre lì. Benvenuto, signore. Allora. Oggetti varie, no, sì. Denaro prebellico, ok, perfetto. Quanti ne voglio? 20, perfetto. Preciso. Porcina, pacco sigarette, vai. E poi in realtà ho fatto 43 tappi, quindi non è che... La maggior parte... Li ho spesi tutti, ma... Questo lo tengo. In realtà ce li ho... Vabbè, tanto costa 0,1. Carabina d'assalto. Questo è interessante, però, eh. No. Varie... No, nelle armi. Fammi vedere un po'. Oh, ok. Martello da fabbro. Vai. E vai. No. 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 Assolutamente. Se no... Vabbè, carabina d'assalto, questa la vendiamo. Perfetto, ho fatto proprio zero, per carità. Ma... Ok, addio. Oh, pure la... il singhiozzo, ma no. Che cazzo sono sti cosi? Questi momenti di perdizione mentale. Scarico. Ma fa sempre comodo del nastro adesivo. Allora. Mettiamo l'indicatore qua. Così sappiamo dove dirigerci. Qui vedo che è abbastanza interessante questa zona. C'è molto da lavorare, perché ancora vedo che è in costruzione. Però può diventare una bella zona residenziale. Sì. Sono questi rumori molesti. Bambino inaccessibile. Peccato, peccato. Mi sarebbe piaciuto andarci. Sono un grande amante dei tombini. Since I was a child, proprio. Since I was child. C'è nessuno qui? C'è nessuno? Vogliamo vendere il folletto? C'è nessuno? Chi è? Chi sei? Stronzo, non lo sa. Sono quei drogati di merda. Vieni qui, dove cazzo... Ma porca puttana, ma dove era sto... Veronica. Andiamo. Allora. Ah, ha perso il braccio, eh. Mi è E capitato adesso? di peggio. Ah, gli sciacalli. Questo valore 2. No, non prego niente. La rottura in pelle, valore 33. Oh, questo lo posso anche prendere. Questo lo prendiamo. Questo lo prendiamo, vai. Why? MCA. Uccidiamo un po' di gente. Why? MCA. Cosa c'è? Questo non è nulla. Questo Mesquit dolce. Nesquik dolce. Perfetto. Questo è banana yucca. Come banana yucca? Scusami. Va bene. Mai visto sto frutto. Ma ci fideremo. Sarà buono. Sarà tipo la papaya. Forse. Forse no. Ah, lo scopriremo solo mangiando. Cactus. Vabbè, e media, ok. Attenzione, attenzione.
Attenzione, attenzione, no. No, 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 merda secca, no. No. Cos'è sta musichetta di sottofondo, però? Allì, a posto. Oh, quanta roba medica, perfetto. Aspetta, dopo aver sprecato una graffetta, almeno mi aspetto una ricompensa adeguata, cioè, cazzo. Vera media, cioè, te pensa quando devo fare quelle difficili? Dove? Mi stai chiedendo a me? Un poco d'accampamento, perfetto. Qui non c'è nulla. Una capanna in costruzione, immagino. Cioè, chi ci stava? Bear Grylls? Tanto comunque lo stile è suo, per cui... Però no, non è Bear Grylls perché non si portava dietro le medicine lui. Lui mangiava i bisonti così, cioè li catturava proprio vivi. Stile Demogorgoni, li azzannava mentre andavano. Sciami e sciami di bisonti passano l'America ogni giorno. Eppure noi dobbiamo mangiare, quindi mi trasformerò in Demogorgone. E poi vedevi che saltava. Mi raccomando, non avvicinate i bisonti perché i mandria potrebbero uccidervi. Quello che sto per fare non rifatelo a casa, mi raccomando. Non provateci a casa. Poi tipo agguantava e mangiava anche gli elefanti volendo, cioè diventava cattivissimo. Mangiava i puma, i leoni, gli gnu, i terrapiattisti a volte. Lì lo capivo. Non so se la carne dei terrapiattisti è buona. Olè. Qui non c'è una... Tutte sbarrate le case, non ce n'è una libera. Libera, vabbè, una... Una da visitare, insomma, dai. Lì vedo montagne verdi. No, non proprio verdissime. Sono più scure. Sì, ma non potete barricare tutto. Qui l'Inps deve venire a riscuotere, però. Ehi, voi, lo so che siete qua dentro. Allora? C'è un controllino, eh? E voi dite che siete malati, che non potete lavorare, prendete i soldi, il sussidio statale, ma io voglio vedere adesso. Sono un ispettore dell'Inps, voglio entrare. Sono un ispettore dell'Inps, voglio entrare. Niente, non mi fanno entrare. Scusate un attimo, mi è entrato un personaggio che era da anni che non facevo. Cioè, me stesso rincoglionito, essenzialmente. Io praticamente sotto effetto di anestetici. Fattoria Horowitz. Horowitz. Oro. Sta la rotta. Potrò entrare nella scrivania, sì. Posso entrare nella scrivania? Risposta no, perché sei troppo grosso. Però posso entrare nella stalla, volevo dire. Se c'è un ingresso, ma tanto da qualche parte entravano, cioè non è possibile che tutte. E niente, tutto chiuso qui. Neanche quello, vabbè, mi arrendo. Capito? Questo in realtà è finto, tutto finto. Non lavora nessuno. Tutti dichiarano di lavorare, ma in realtà prendono tutti il sussidio. Ma farò arrivare l'Inps, lo giuro. Allora, non c'è un cazzo. Ma... che male, che dolore. Che cazzo è successo? Veronica, io non andrei avanti più di tanto. Guarda quella laggiù. Uno, dai. Porca troia, beccato. L'ho preso, figlia di... Pistoliero delle vipere. Pistoliero di sto cazzo. Pistolera di sto cazzo. Uno. Vai. Ale. A posto. Tu sei... Cosa c'hai la testa? Ne hai avuto abbastanza? Cosa sei... Era... Ahia, porca puttana, allora. Era quello di Wild Wild West con la testa di ferro. Ma chi è sto stronzo che... Allora, brutto figlio di un dinamitardo. Tardo nel senso dinamitardo, non pensiamo male, eh. Allora, melomato. Ok, uno... E due, vai. Vabbè, non è al massimo, ma non importa. Ah, porca puttana. T'ho visto, eh. T'ho visto, cappellaio matto di sto cazzo. Capo delle vipere. Più che capo delle vipere mi sembra... La rompicoglioni questa. Allora.
Ti sparo alla gambina, vai. Vai. Sì, alla gamba, che non ti ho fatto una sega, tra l'altro. Aha. Facciamo la caccia alla vipera, vieni qua. Guarda, questa è la caccia alla vipera. Caccia alla vipera. Vieni qua. Non è un bisonte, non è proprio un bisonte, ma ci accontentiamo. Ma lei fatemi. Madonna, ma io gli ho sparato 27 colpi e non è morta. Vabbè. Oh, ma accontenterò. Oh, armatura rinforzata. Questa la prendiamo. Coltello, fixer. Vendiamo. No, vendiamo l'oberta. Ma detto perché ha gli occhi, non ha gli occhi. Cioè, sarà che magari sono le pupille chiuse, ecco, con il trucco. Però se, sembra molto una scena... Se avesse anche la mandibola tipo storta sarebbe molto la Stranger Things. Però, salviamo, non si sa mai, anche se ho rotto due arti, ma li faremo curare. Tanto qui si cura così la roba. Non riesco a schioccare le dita, pensa quanto cazzo fa caldo. Quanto le mie dita siano intrise di sudore, di fatica. Un po' anche per colpa del gioco, però. Bene, il covo delle vipere è questo. Speriamo non ci siano delle viperine in giro, perché non voglio morire giovane. Nel senso, polvere curativa, perfetto. Un fuoco da campo. Allora, analizziamo la situazione. Abbiamo, vabbè, delle birre per terra, abbiamo dei barili con dentro la Sunset Paria, anzi abbiamo anche un tappo, sì, ok. No, dov'è? Qua, tappo, lo prendiamo subito. E abbiamo delle munizioni. Ora, io non mi ricordo bene le mie le lezioni di fisica di prima e seconda superiore, per carità. Ma non credo che questo sia possibile. A parte che qui dentro ci deve essere un mostro per forza. Cioè qui dentro ci hanno messo quello di Super 8, il mostro di Super 8 sicuramente. Cioè la Sunset Paria ci nasconde qualcosa. Il segreto della Sunset Paria in realtà è che c'hanno un alieno da cui estrapolano il sangue e lo mettono al posto della bibita. Cioè è come ingrediente segreto della bibita. Ma a parte questo, perché questo sta volando? Allora, mettiamo in ordine le cose. No, ti lascio stare. Gatto di un topolino sotto sfratto, ti lascio stare. Olè, a posto. Cos'è? Bloccato media. Allora, innanzitutto, diciamo così, perché bisogna usare tutti i trucchi. Allora, niente, no. Olè, è stato facile, pensavo peggio. Allora, dormiamo un minutino per recuperare un attimo un po' di olè. C'è qualcosa qui di sopra che posso utilizzare, che posso prendere. Non c'è una sega, perfetto. Non è che mi stupisca più di tanto, in realtà. Madonna, che tuffo. Croccanti Ah, beh, allora, perché adesso bisogna fare la distinzione. Ci sono i bocconcini di scoiattolo, gli spedini, anzi, di scoiattolo, che sono proprio lo scoiattolo intero con la pelliccia. Che, voglio dire, da quel retrogusto, voglio dire, come la pelle del pollo, no? Quando la vai a mangiare. Non proprio, però. E abbiamo i croccantini di bocconcini di pollo. Quindi proprio sono duri. Proprio. Vabbè. Okay. Anche questi non credo che sia una norma di legge sanitaria. Però mela fresca, spedino di scoiattolo. Beh, vedi lo spedino di scoiattolo. È proprio intero lo scoiattolo. Siamo sempre anche lì in Wild Wild West. Ogni cosa me la ricordo ormai quel film. Cioè, anche lì si mangiavano lo scoiattolo. No, cazzo, è vero. Lì si mangiavano tipo l'iguana. Si mangiava, vabbè. Con i ricordi. Intanto vediamo cosa c'è qua dentro. Ah, non mi aspettavo un mostro demoniaco invece. Però devi darti una calmata, tu, però. Chi è? Che è successo? Veronica, che cazzo hai fatto? Vai a prendere i colpi, Cosa fai, da beta testing per le bombe? Non ho capito. Vabbè che ti ho dato come si chiama? L'armatura pesante, però voglio dire, adesso non dobbiamo abusare di questo potere, perché finisce dopo un po', È anche vero che tu sei immortale, quindi non è che mi preoccupi più di tanto, però... Insomma, un po' ci penso alla tua salute, voglio dire. Qui ovviamente non si può entrare, strutture gigantesche con un cazzo dentro, perfetto. Però lì vedo una stazione dell'energia, la stazione dell'energia, tra l'altro. Ma a me, devo dire la verità, mi affascina. Allora, io ho fatto una scuola... professionale, quindi ho fatto, diciamo, elettronica misto a elettrotecnica e cose del genere.
Devo dire che comunque la sezione trasformatori di alta potenza o media potenza mi ha sempre affascinato, non so perché, quando passavo con l'autobus di fianco a una stazione del genere la guardavo sempre perché, non so, mi affascinava, mi ha sempre affascinato, non so perché, così, a caso, non so, il mio cervello, ti ho detto, viaggia. Ho paura che qui dentro possa esplodere qualcosa se faccio qualche mossa falsa, ma... Sto passeggiando vicino a un campo magnetico, penso, potentissimo. Elettromagnetico, anzi. Non... Vabbè... Quindi? Cosa mi serviva tutto questo coso? Questo enorme... Cioè... Vabbè. Mi hanno lasciato entrare, pensavo per un motivo... Va... Cioè, ovviamente non sono barili, non esplodono, lo so, però... Devo vedere se tante volte, magari... Vabbè, io testo le cose che vedo in giro. È come i bambini che, no, che mangiano la roba per terra perché sono curiosi. È uguale. Però non nella vita vera, perché dopo se prendo le malattie è un problema serissimo. Alzate le mani in... Alzate le mani in alto. E uscite con le mani in basso. Lo sceriffo mi vuole fuori. Feriamo sempre coloro a non te. Veronica, sto minacciando Bo e Luke. E lo sceriffo. Lo sceriffo. E lo sceriffo li vuole fuori. Signori cugini, Bo e Luke, lo so che state facendo robe brutte con vostra cugina. Uscite subito con le mani alzate e il resto abbassato, per favore. Non mi rispondono, saranno usciti. Allora, chi c'è? Un silos immenso. Un silos immenso. Cosa abbiamo? Niente. Il vuoto più completo. Perché questa mappa deve essere così vuota? Potevate mettere qualcosina in più, una cassa, non so, una, anche una... Andava bene anche una texture un po' diversa, insomma. Non è che pretendo più di tanto, però... Eh no, vabbè, ma laggiù ci sono le mosche. Puttana bestia, puttana bestia, puttana bestia. Perché? 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 Perché io devo soffrire così tanto nella vita? Cosa ho fatto di male? Eh? E quella volta, per quella volta che ho finito un barattolo di Nutella piccolo in una sola giornata? Eh? Vabbè. Pagherò per questo. Come se non bastasse la carne. Il grasso. Porca puttana, mosca di merda. Guarda che vado a prendere per il moschicino. La confraternita. La confraternita qui è per la natura, altro che per la confraternita. Ma porca puttana, allora. Veronica, gli vogliamo dare sto pugno della... Fanculo, Allora, hai rotto i coglioni. Guarda quanto incattivita sta belva maledetta. Sta belva. Guarda quanto colpi mi ha fatto sprecare il fucile. Ma sono io coglione, non è che però... Veronica, però anche tu ti devi togliere. Sei utile solo a volte. A tratti, è utile a tratti. Allora, fammi fare una cosa prima di tutto. Missioni. No. Dov'era? Oggetti. Armi. Ok. Pistola. Pistola plasma. Fucile laser. Carabina d'assalto. Proviamo a fare con la carabina. Vediamo un attimo. Allora, proviamo la carabina. Tante volte. Così, per curiosità. Però così. Ogni tanto è giusto cambiare, no? Variare. Lassù cosa c'era? Aspetta, vediamo se indovino. Se è quel posto di merda dove l'altra volta c'erano le mega mosche che rompevano. Sì, forse sì. Forse è quel posto di merda dove le mega mosche rompevano il cazzo. Ma sento che anche qui non penso che avrò un buon benvenuto, insomma. Un glorioso benvenuto. Quanto è bella quella torre in lontananza. E Tumbleweed Ranch dei Brooks. Dei broccolis. Broccolo. Hamburger. Allora. Tac, tac, tac. Tac. No, nessun caso. Comunque mi fa piacere che Veronica abbia praticamente tastato tutto il terreno vicino alla fattoria e le abbia fatte esplodere tutte lei praticamente le bombe. Mi ha risparmiato la fatica di doverle cercare. Sì, ma per la miseria, però, non c'è un posto entrabile.
voglio dire, non si dice, ma neanche, però bello dire entrabile, perché sennò dovrei dire penetrabile, ma suonerebbe male. E mi hanno fatto venire qui per il cazzo, praticamente. A meno che questa porta si apra. E infatti Marco, sei un coglione. Vabbè. E c'è qualcuno qui dentro? Stavo cercando il supermercato, mi sono perso. C'è qualcuno? Gli diamo una bella pulita a questa casa? Guardi, si è accumulato un pezzo di mi si chiama di polvere immenso. Cioè, tra un po' da qui escono i ragni giganti di Attack on Ragno. No, come cazzo si chiama? Arachna Attack. Anche qui vedo che comunque. Beh, mi piace far crescere secchi immensi di polvere, però una pulitina ogni tanto gliela darei. Guardi, glielo libero io. Ma non esce neanche più. Vabbè, rimarrà qui, ragazzi. Se non pulisco, non è ne colpa mia. Che cazzo è questo? È un dado? Allora, Veronica. Se esce 6, mi vai a comprare un fucile gratis. Se esce 1, ti vado a comprare io qualcosa di carino. Ok? Vai. Cosa è uscito? È uscito X. Niente. Nessuno farà nulla. Peccato. Andiamo. Perché ho sentito un rumore di sirene in sottofondo? Qui abbiamo sempre... No, cos'è? Che bella questa luce che filtra da non si sa dove. Allora, il dado, perfetto. Una sedia, che immagino serva per... Vabbè, anch'io che chiedo cosa servirà mai una sedia, eh? Allora, quindi qua cosa abbiamo? Una scacchiera. Leviamola silenziosamente. Cassettone. Pigiama sexy. Potrei darlo a Veronica. Allora, che abbiamo? Cos'è? Link. Oh, vabbè. Come perso karma, vabbè. Pazienza. Veronica, non ti posso spostare io ogni volta, però. Devi scansare i coglioni. Allora. Analizziamo bene la casa. Comunque, voglio dire, l'angolo multimediale c'è. Cioè, c'è pure una Play 4 qui sotto, quindi la TV al plasma 24 pollici ce l'abbiamo. Abbiamo una radio, una digital radio, vedo. Abbiamo la zona libri, perché sì, perché serve anche quella. Qui abbiamo la zona per i documenti della casa, che ormai non ci sono più, ma va bene. Poi abbiamo comunque la zona cucina, che, oh, devo dire, è abbastanza completa. C'è tutto quello che serve. Quindi devo dire che comunque chi ha avuto l'idea di fare questa casa l'ha arredata bene, diciamo così. Allora, non sono sicurissimo. Ma Veronica, boom! Niente. Veronica, boom! A posto. Perfetto. E io che spreco i colpi a caso, vabbè. Ok. E abbiamo tostapane che prendiamo subito. Ok. Prendiamo tutto quello che è prendibile. Poi vendiamo. Qui abbiamo qualcosa? No, assolutamente. Sia mai. Ok. Polla. Questo non si sa cosa sia, va bene. Adesso mi viene il dubbio, però. Non è che anche negli altri posti in cui sono stato stasera c'erano delle porte che io non ho visto e in cui quindi non sono entrato perché pensavo che fossero sbarrate, ma in realtà non lo erano. E quindi in realtà ci potevo entrare e potevo trovare un sacco di cose bellissime. No, perché non lo so, Potrebbe essere. Allora. Come ultima spiaggia, andiamo a vedere di qua cosa c'è. Così almeno intanto ho sentito degli spari in lontananza. Che siano persone con dei fucili. Non lo so, vado intuito, Mi sento sparare, di sicuro non stanno giocando a biglie. Farebbe un rumore diverso.
Ma guarda un po'. C'è dell'acqua pulita. Dubito fortemente. Ma forse fu, ma forse sì, dai. Ma non è poi così tanto pulita in realtà, eh. Però pensavo peggio, dai, più uno. Ci sta ancora, dai. Non è poi così male, più uno. Non può, no, immagino che non può. Immagino che non possa andare di là, ma... Perché mi stai tremando? Perché c'è il delirius tremens? Gli uomini bruciati no, l'uomo bruciato cammina. L'uomo bruciato cammina. Che è l'uomo bruciato, scusami. Io posso andare di là adesso? No, forse no. Forse credo di no. Ma neanche di là. Perché mi prude l'orecchio? Perché? Però vedo che di qua ci sono altri posti da esplorare. E dunque, esploriamo. Lì c'è sempre un banano del... Come cazzo si chiama? Banano del... No, no, voi no, eh. Banano dello yucca. Caesar ha deciso per la tua morte. E la legione... Ma sì, ma avete rotto i coglioni. Vai, vai, Veronica, vai! Colpisci! Colpisci con forza e con vigore. Brava, Veronica, brava! Brava, Veronica! Ma tu... Ea, che ha... Allora... Ma porca puttana, Laida, zoccola tua madre, una figlia di Cesare. Allora, Cleopatra maledetta. Vale. Sì, vabbè, ma quanto è instabile però questo colpo. Aia, aia. Allora. Adesso, questa è una questione d'onore. Una questione d'onore. Ok, allora. Vabbè, senti, me ne sbatto dei coglioni delle radiazioni. Che è successo? Cosa ho mangiato? Sbagliato. Cream. Vai. Cosa ho mangiato? Aia, porca puttana, Laida, zoccola anche tu. Ah. Porca troia. Ho fatto un errore di valutazione, forse. Ma forse. Ma più che di valutazione, il problema è che qui... come si faceva di qua? Dato. Ok. Ti piace questo? E niente, ma non lo posso colpire tanto. Cioè, non gli faccio un cazzo. Allora, porca troica. E niente, vabbè. Ricominciamo. Ripartiamo da lì. Tanto sono uscito dalla casa. Però, che rottura di coglioni questi qui di Caesar. Poi sono potentissimi. Mannaggia a me che quella volta che ho deciso di attaccare quel campo, guarda, mi sto maledicendo da solo. Ma perché sono impulsivo? Poi faccio delle scelte sbagliate, sempre. Un po' la storia della mia vita, ma... Allora. Seguo. Caesar ha deciso per la tua morte e la legione obbedisce. Sì. Preparati alla... Allora, ascolta, signore della legione. No. Uno e due. Allora, aspetta, fammi provare una cosa, dato che siamo qui. E dato che tanto ti devo sconfiggere per forza, a quanto pare. Allora. Proviamo con la granata frammentazione, vai. Allora. Vai, Veronica, tieni tutti lì, mi raccomando. A posto. E uno è morto. Vendetta. Vera, non finirò in galera. Ale. Amore. Per la confraternita. Andiamo. Allora, ma porca puttana. Vabbè, ho capito. Vabbè, ma non c'è pace. Non c'è pace. Perché non riesco a ucciderli? Allora, facciamo così. La prossima volta mi porto dietro il lanciafiamme. Così almeno ce la farò, forse. Allora, direi che per il momento andiamo un attimino a vendere quello che ho fatto stasera. Poco e niente, praticamente.
Maledetto me stesso. Allora, perché mi devi laggare? Benvenuto, signore. Allora, innanzitutto vendiamo quello che devo vendere, ma... Scusate. Un attimo di... Lanciagranate. Sì, ok. Questo no. Sì, vabbè, questo in realtà potevo anche venderlo, ma... Vesti, eccolo. 1, 2 e 3. Ok. Oh, come 10.000? Ah, ok, in totale ho fatto 10.000. Ok, no, mi sembrava strano che avessi venduto, fossi arrivato a 10.000 magari. Allora, dato che comunque però sono qua, però forse nelle varie c'è qualcosa da vendere. C'avevo un sacco di roba da vendere. 1, 2. Sì. 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 Ok. Macchina fotografica, pacchetto di sigarette, che ancora devo capire perché costano così tanto. No, cioè, lo so in realtà perché, però. Qui centauro no. Siringa, tazza caffè, tostapane. Okay. Allora, dicevo, voglio vedere cosa c'è qui tra le armi. Allora, abbiamo un'arma silenziata, che però per il momento non mi serve. Questa devo dire comunque importante, però sticchia, vediamo un po'. Fucile a leva, fucile da caccia, niente, vabbè, qui dai, per il momento lasciamo stare. Oh, 100 PE addirittura, ragazzi. Aspetta un attimo, vediamo un po' cosa c'ho negli oggetti. Sono ancora 166, come mai? Allora, quello ok. Ma... come mai... Vabbè. Poi lo capiremo il motivo. Rotti non riparati. Come lo riparo io il coso, scusami? E niente, vabbè. Allora, torniamo un attimo a Goodspring. No. Allora, andiamo un attimo a Goodspring. Ok. Se almeno vediamo se c'è un... se c'avevo un altro, un'altra armatura da mettermi in caso. No, qui ho sbagliato. È troppo in alto. Allora. Yuppie! Madonna, veramente la gravità lunare qua. Cioè, è una roba incredibile. Guarda quanto ci vuole per fare il salto. È vero che la... il tempo è relativo, ma questo mi sembra un tempo un po' troppo lungo, Ma lì c'è ancora lo scorpione che ho ucciso una delle prime puntate. Non si decompongono mai, rimangono lì per sempre. Forse per riparare qualcosa devo andare dall'armaiolo, non lo so. Forse il tavolo da lavoro, vediamo un attimo. No, qui no, qui. Questo è per i proiettili, niente. Vabbè. Forse lei mi sa dire qualcosa. Fammi vedere, dov'è? Stai cercando dei rifornimenti? No, voglio sapere... vabbè, vediamo un po' se c'ho tipo un... un'armatura di qua. Forza più 1, radiazioni più 25. No. Io ce n'avevo una simile però. Tutta da grande cane qua. Potrei prendere anche questa in realtà. Agilità, stamina. Vabbè. Questa la mettiamo giù, poi vedremo come fare. Poi mettiamo giù il fucile da caccia. Granata frammentazione, mettiamo giù qualcuna, tanto per il momento non mi servono. Questi mettiamo giù qualcosina. No. E... mettiamo giù siringhe. Se non pesa niente. Questo mettiamo giù. Anche questo. Questi cos'è? La bottiglia, perfetto.
niente, vabbè, dai, questi possiamo tenere qualcosina a posto. Allora, mettiamoci un attimo la qua, no, c'è già. No, però non va bene questo, non mi piace, ho sbagliato abito, aspetta. Vesti. Ah, tutta rinforzata, ok. Fammi vedere. Vesti. Ok. Di fazione, armatura di fazione ti consente di... I membri ora ti considerano... Vabbè, ok. Perfetto. Vabbè, non importa. Tanto so che me ne pentirò se vado in giro così. Che figa però, bellissima. Non so quanto duri, cioè quanto sia dura, anzi, nel senso quanto mi possa mantenere in vita, però è figa. Allora, a posto. Perfetto. Questa sera è stato un po' così, un po' giusto per... L'altra volta almeno avevo comprato qualcosina, c'è stato un po' di movimento. Stasera ho voluto fare come sempre lo sgargiulo, infatti sono morto un po' di volte, vabbè. Devo trovare un modo per uccidere quei figli... Anzi, aspetta. Già che ci siamo. Adesso vi faccio vedere io. Dove cazzo erano? Armi. Adesso ti faccio vedere io. Dove era? Palacchete. Così domani ci ricordiamo che dobbiamo andare nelle zone dove ci sono quegli stronzi di Caesar e farli fuori tutti, sempre che riusciamo in qualche modo. Ma allora, armi. Ok, andiamo di qua. Alle, a posto. Via. Per questa sera, ragazzuoli, è tutto. Innanzitutto, giustamente, usciamo dal gioco. Vai. Per questa sera è tutto. Noi ci rivediamo domani sera per l'ultima della settimana. Già lo so, perché poi dopo mercoledì non ci sono e giovedì lo stesso. E quindi, buona serata a tutti. Da Marcus Tele è tutto. Adios.